Se prima si era intravista una certa apertura per permettere la rateizzazione delle vecchie bollette agli utenti del progetto case, l'assessore al patrimonio Vito Colonna appare più perentorio e non è di questo avviso. Il caso bollette è stato al centro della riunione della terza commissione. La Giunta e il Consiglio potrebbero anche decidere di agire diversamente rispetto alla posizione di Colonna, che non è personale, ribadisce, ma dettata dalle carte prodotte dagli uffici. Le bollette sono pagamenti di utenze, gas, condomini e affitto risalenti al periodo che va dal 2013 al 2017. Non sono maxi bollette, specifica l'assessore, ma solleciti di antiche bollette emesse da anni e che erano già state rateizzate. Io non dico di no alla rateizzazione, io do i dati. I dati principali, si sa che su 4.262 utenti che hanno ricevuto questi solleciti, ripeto, sono solleciti di somme che già dovevano pagare. Parecchi, quasi 2.898, sono solleciti al di sotto dei 500 euro. Perciò la maggior parte, o per motivi vari, o perché non ha potuto pagare, o perché si è dimenticato di pagare, o perché qualcuno non ha ancora ricevuto delle bollette di 3-4 anni fa, comunque questi hanno segnalato la loro volontà di pagare. Le altre somme, e mi riferisco soprattutto ai 35 debitori nei confronti del Comune dell'Aquila che hanno debiti superiori ai 10.000 euro, quindi verranno chiamati, cercheremo di trovare la loro posizione, vedere perché si è scaturito questo debito. Ma chi non ha mai pagato, non possiamo permettere di continuare a non pagare, anche facendo la rateizzazione, perché il massimo della rateizzazione è 36 mesi. Uno che ha un debito di 20.000 euro e che non ha mai pagato dal 2010, quando ha preso la casa, fino a oggi, o qualcuno che si è reso irreperibile, non possiamo perdere tempo a pensare di fare una rateizzazione che non servirebbe a niente. Una buona percentuale di circa 7.000 solleciti inviati a 4.262 utenti deve pagare cifre sotto i 1.000 euro. I morosi che hanno un debito oltre 10.000 euro, qualcuno sfiora i 40.000, sono appena 35 e si stanno contattando uno ad uno. Delle 4.262 lettere inviate con ricevuta di ritorno, 2.790 sono state consegnate. Inoltre alcuni sono andati via ma non hanno ancora riconsegnato le chiavi. Altre case risultano intestate a persone morte da anni e poi ci sono i contatori danneggiati, difficoltà a misurare i consumi. La cifra che il Comune dovrebbe ottenere dai solleciti è di oltre 7 milioni di euro. Possiamo aiutare i più deboli, perché una società civile deve aiutare i più deboli. La rabbia che si manifesta in alcune persone è che è quello dei furbi, i furbetti di quartiere che non pagano, perché il Comune dal punto di vista sociale, se viene il pensionato con la pensione minima e dice che c'è un problema, noi cercheremo di aiutarlo in tutti i modi. State tranquilli che chi non ha pagato fino adesso non pagherà neanche dopo.